amici, oggi è la vigilia. Tra oggi, domani e i prossimi giorni tutti noi vedremo tantissime persone tra pranzi, cenoni e ricorrenze varie. Volevo ricordarvi di non stressarvi. Quest'anno prendete tutto quello che succede con filosofia. Tutto quello che succede ha un senso e niente avviene per caso, neanche a Natale. La vita ha sempre qualcosa da insegnarci. Se restiamo aperti e recettivi, tutto poi gira a nostro favore, sempre. Almeno questo è quello in cui io credo e che quindi succede a me tra mille imprevisti. Oggi volevo condividere con voi qual è, secondo me, il regalo più bello che potete fare. Volete saperlo? Ma volete proprio saperlo? Quando lo sapete, poi dovete farlo. Correte il rischio? Ok, ve lo dico, il regalo più bello è la vostra presenza. La presenza non costa niente in termini di denaro. Tutti abbiamo del tempo a disposizione in questi giorni ed essere presenti è il dono più bello che possiamo fare. Ma presenti nel modo giusto, con un'attitudine all'ascolto, alla comprensione e con sentimenti amorevoli. Presenti a se stessi e agli altri, che poi è quello che noi vogliamo dagli altri e che quindi anche gli altri vogliono da noi, giusto? La nostra vita è diventata così frenetica e il nostro tempo è divorato dalla tecnologia. Appena c'è un attimo di pausa o di silenzio, non resistiamo e guardiamo subito lo smartphone. Ho letto che si guarda lo schermo 150 volte al giorno, circa una volta ogni 6 minuti e mezzo. Ma non è troppo? Sì, è troppo se non riusciamo più a dare attenzione alle persone intorno a noi, le persone vere in carne e ossa, non solo quelle connesse online. La vita è così preziosa e così imprevedibile, anche se riunire la famiglia è difficile, è complicato, cerchiamo di farlo e di rendere questi giorni speciali. Spostiamo l'attenzione dai regali materiali alle persone che ci stanno veramente a cuore. Credo che la massima soddisfazione e gratificazione non l'avranno solo gli altri, ma anche noi. Domani ci sarò per farvi gli auguri verso le 10:30 di mattina. Per oggi vi auguro buona vigilia, buon cenone per chi lo fa e buon Natale, domani naturalmente. Ciao!